Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazioni. Oggi creeremo un altro fantastico muffin, stavolta alla mela. Naturalmente gli ingredienti che ho usato, i vari procedimenti per arrivare a questa bellissima idea, ve li mostrerò a breve e li potrete trovare anche nell'info box, nel link qui sotto. Ok, allora, prima di tutto ci serve naturalmente mezza mela tagliata, come potete vedere, un po' di succo di limone, 2 cucchiai di zucchero di canna, 5 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di nocciole già tagliate, 1 cucchiaino di lievito, 2 cucchiai di latte, 1 uovo e naturalmente un po' di cannella. Come prima cosa vi serve innanzitutto la tazza, la vostra forchetta e naturalmente il microonde. Iniziamo spaccando l'uovo e unendolo con il nostro zucchero di canna e mischiamo in modo tale da rendere il composto il più omogeneo possibile. Dopodiché aggiungiamo il nostro burro fuso, ecco qui, e continuiamo a mischiare. Ora abbiamo bisogno di un cucchiaino del nostro lievito, mischiamolo insieme alla farina e andiamo ad aggiungere la nostra farina insieme al nostro latte e continuiamo a mischiare sempre in modo energico. Ecco qui, una volta che il composto a questa consistenza andiamo ad aggiungere un po' di succo di limone, le nostre noccioline granulate, la nostra mela tagliata e naturalmente non può mancare un pizzico di cannella. Rimischiamo naturalmente il tutto. Ecco qui, in modo tale da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ora non ci resta altro che metterlo per 90 secondi nel nostro microonde a 800 watt. Ecco qui, come potete vedere questo è il nostro muffin finito e c'è un profumo di mela che non vi dico. Come potete vedere è stato veramente semplicissimo. Ora noi aggiungiamo altre decorazioni come lo zucchero a velo, ma potete mettere anche la panna se vi piace di più. Spero che il video vi sia piaciuto e spero vi siate divertiti. Se lo è stato, regalatemi un mi piace e non dimenticatevi di abbonarvi al mio canale. Naturalmente, se avrete domande, scrivetele pure nei commenti e ci vediamo qui la prossima volta, sempre su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!